Ben trovati a tutti da Massimiliano Spiriticchio in studio, da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. Oggi siamo collegati telefonicamente, la ringraziamo, con Antonella Di Tonno, che è responsabile della Coldiretti Donne Imprese Abruzzo e vice responsabile nazionale sempre di Coldiretti Donne Impresa. Benvenuta, dottoressa Di Tonno. Grazie per l'invito. Ecco, in queste ore voi come Coldiretti avete lanciato un pochino, possiamo dire così, l'allarme, nel senso avete parlato di rischio crack per il Monte Pulciano d'Abruzzo, addirittura c'è un calo del 3,2% in valore nei primi mesi del 2020 per quanto riguarda l'export, è così? Sì, esatto. Allora, guardi, innanzitutto per rendere le dimensioni diciamo, dell'argomento della materia, va detto che negli ultimi 30 anni non si è mai verificato un segno negativo nell'export del vino. E questo meno 3,2% in valore dei primi 7 mesi dell'anno ha risentito della mitigazione dei primi 2 mesi che sono stati molto forti nella ripresa estiva. Quindi purtroppo il timore è che il consuntivo al 2020 e probabilmente il primo trimestre del 2021 segneranno delle perdite ancora maggiori. Il vino italiano pesa per 11 miliardi di euro nel PIL nazionale e dà lavoro a 1,5 milioni di persone. In Abruzzo basti pensare che il nostro comparto agricolo ha diciamo, in pancia il 21% di prodotto lordo vendibile che è composto da vino. Quindi ci rendiamo conto di quelli che potrebbero essere, di quelli che sono gli impatti che tutte le misure di contenimento che sono state messe in atto sia a livello europeo che a livello nazionale andranno a pesare, diciamo, nel settore, in tutto l'indotto, in tutta la filiera che questo genera. Quindi ricordiamo insomma, che parliamo per esempio, come dite voi anche nel vostro comunicato, del fatto che lo scorso anno a livello nazionale le esportazioni del vino made in Italy sono risultate pari a 6,4 miliardi. Esatto, esatto. Quindi insomma, voglio dire, parliamo di cifre molto molto importanti, è così? Sì, noi abbiamo un potere di fuoco, insomma, visto che questo è un termine che viene spesso usato in questo periodo in accezione non sempre positiva. Abbiamo un potere di fuoco per quanto riguarda il Made in Italy nel food e nel beverage. Gli 11 miliardi di euro, ben 6,5 sono destinati all'export. È chiaro che i paesi, diciamo, a maggior tradizione di importazione di prodotti vinicoli, parliamo magari di Stati Uniti, Gran Bretagna e Germania, hanno subito non solo un arresto e una sofferenza derivante dalle misure di contenimento che hanno impattato soprattutto sul canale dell'Horeca, quindi dei ristoranti, degli hotel e dei bar, ma hanno sofferto anche della Brexit che già conosciamo e dell'imposizione dei dazi che la presidenza Trump diciamo, minacciava regolarmente nel corso dell'anno 2019 e all'inizio del 2020. Quindi si parlava di mercati già comunque che necessitavano di un'attenzione particolare e che con l'arresto chiaramente del canale distributivo dell'Horeca hanno subito un'ulteriore flessione. Non ci dimentichiamo inoltre che questa flessione peserà anche in termini diciamo, di valore, non soltanto quantitativi, perché l'Horeca è il settore che dà maggior valore aggiunto alle produzioni, in quanto dà più spazio a quelle che sono le realtà medie e piccole, molto più orientate alla qualità, che non hanno ovviamente poteri contrattuali o una struttura tale da permettere una distribuzione capillare su quello che è retail, quindi la distribuzione organizzata, la GDO. E quindi questo rende ancora più fragile tutto quel tessuto produttivo che in realtà ha reso grande il Made in Italy e lo ha fatto conoscere in tutto il mondo. Ecco, voi però ponete anche l'attenzione su un tema che è quello, come dire, anche dei trasporti, possiamo dire così per semplificare, nel senso, cioè, l'attenzione a rendere, come dire, più agevoli i trasporti. Io le chiedo questo, in un periodo in cui anche tra le stesse regioni italiane è difficile muoversi per le persone e immaginiamo anche per le merci, c'è una difficoltà anche oggettiva proprio per l'export dovuta appunto come dire, ai controlli che vengono fatti alle frontiere praticamente ripristinate in tutta Europa. C'è anche questo? Ma allora, guardi, dal punto di vista della logistica, sicuramente
ci sono due effetti contrastanti. Da una parte le carenze infrastrutturali nazionali oggi si sentono ancora di più. Perché l'Italia, che in realtà per sua natura, comunque essendo una penisola, dovrebbe comunque potenziare tutto quello che è il trasporto marittimo, il trasporto ferroviario, in realtà si trova comunque a fare i conti con decenni di infrastrutture che chiaramente non hanno avuto la priorità in tema di investimenti pubblici. Questo fa sì che in capo alle aziende ci siano dei costi maggiori per quanto riguarda la logistica, e a livello organizzativo rende oggi ancora più complesso per quelle realtà, ovviamente, che non si trovano sulle dorsanti in qualche modo della comunicazione, quelle insomma più strategiche, di accedere ai vari porti e ai vari punti di scalo. Noi abbiamo vissuto nel settore del vino, per esempio, maggiori controlli delle dogane, perché chiaramente inizialmente addirittura si pensava che anche gli alimenti potessero essere vettore di Covid. C'è stata addirittura una campagna di denigrazione sul nostro Made in Italy, una matrice francese, se ricordate all'inizio, sì. la campagna sulla pizza, insomma. Sui prodotti. Esatto, sì. Quindi insomma è stata messa in discussione addirittura la sicurezza sanitaria del nostro paese. Questo cosa significa? Questo vuol dire che c'è grande confusione, c'è grande incertezza, ci vuole una cabina di regia. Questo facciamo appello ovviamente alla classe politica. Coldiretti si sta battendo e si è sempre battuta in difesa delle proprie produzioni e dei propri produttori. Ecco, da ultimo le chiedo questo, dottoressa Ritondo. Voi come Coldiretti, intanto, lei lo accennava prima, avete già messo in campo alcune azioni. E poi lei è donna, le donne in questo settore sono particolarmente impegnate. Forse ci sarebbe anche qui bisogno che ci fossero più donne laddove ci sono le posizioni in cui si ha la possibilità di decidere, ce ne avvantaggeremmo tutti, è vero? Allora, guardi, chiaramente questo è un tema che mi sta molto a cuore, e in Coldiretti noi ci stiamo battendo molto, sia insomma con questa emanazione femminile del movimento. Sicuramente, nella sostanza, comunque le donne hanno già una presenza nel mondo dell'agricoltura determinante, inizialmente come mogli di, figli di, oggi come veri e propri capitani di impresa, perché a tutti gli effetti si tratta di imprese agricole che hanno le caratteristiche dell'azienda vera e propria. Abbiamo tante ragazze che anche con un titolo di studi importante anche in settori affini all'agricoltura, che non sono per natura affini all'agricoltura, come l'economia, la giurisprudenza, poi decidono, si innamorano delle aziende agricole di famiglia e decidono di dedicarvisi. Questo è un processo di cambiamento generazionale che impiegherà un po' di anni, ma riteniamo che comunque sia stato attivato e potrà generare solo effetti positivi sulla società. Non ci dimentichiamo che l'agricoltura sta acquisendo, soprattutto in questo periodo, una funzione che è anche una funzione sociale. Abbiamo fatto partire la rete delle fattorie didattiche in Abruzzo per cercare di supportare quella che è l'assistenza anche a quelle che sono le comunità in tema di educazione, di sostenibilità e di ambiente. Anche con la nuova programmazione dei PSR, quindi di quelli che sono tutti i fondi per il sostegno all'agricoltura, per lo sviluppo rurale delle comunità, noi di Coldiretti ci stiamo battendo molto affinché venga data una corsia preferenziale all'impresa al femminile, proprio perché non ci consideriamo tra virgolette una categoria da difendere, ma ci consideriamo un elemento dell'economia fondamentale per dare il nostro contributo ad uno sviluppo economico che sia all'insegna di valori dell'etica, della sostenibilità e dell'innovazione. Ed in questo devo dire che spezzare una lancia in favore di quello che è un attributo forse genetico della nostra categoria, quindi la capacità in qualche modo di adattarsi al cambiamento delle situazioni, la capacità del fare multitasking, la sensibilità verso certi temi, sono ormai imprescindibili, e quindi è importante che vengano date le stesse opportunità anche a quelle imprese condotte da donne, che potrebbero realmente determinare un contributo fondamentale per lo sviluppo e per il progresso sia civile che economico della società. Sì, e poi lei faceva riferimento al fatto che alcune donne, insomma, hanno altri titoli di studio, in particolare in economia o altro, e probabilmente questo costituisce anche un bagaglio curriculare che possono poi portare nelle rispettive aziende.
Esatto, l'agricoltura ha un potenziale enorme, ancora inespresso. Io, la regione Abruzzo poi realmente pullula di un patrimonio naturalistico, di gastronomico, di prodotti tipici che realmente può rappresentare per i nostri giovani un volano per il loro sviluppo economico e per la soddisfazione professionale. Oggi chi si rivolge all'agricoltura, parlo delle nuove generazioni, non lo fa con lo stesso approccio che c'era 20-30 anni fa, ma lo fa realmente con una visione orientata all'innovazione dei processi, all'innovazione delle imprese. Oggi temi per la prima volta, questo Coldiretti si è spinta molto, si parla di agricoltura 4.0, quindi la digitalizzazione dei processi, l'agricoltura di precisione, quindi l'utilizzo del meglio delle tecnologie interconnesse che c'è sul mercato, oggi diciamo, è un tema fondamentale anche nello sviluppo agricolo. Quindi ci vogliono delle competenze trasversali, non ci vogliono solo più delle competenze agronomiche. Ci vogliono delle competenze economiche, ci vogliono delle competenze tecniche ed in questo devo dire che un po' il Covid, in tutti gli effetti negativi che ha avuto questa pandemia, sicuramente ci ha fatto fermare un attimo per riflettere su quelli che devono essere i vettori diciamo, da perseguire per la ripartenza, perché si ripartirà, il vantaggio competitivo che aveva l'Italia probabilmente è stato un po' appiattito, però quando si ripartirà saremo pronti e agguerriti e lì insomma dovremo giocarcela per tornare, diciamo, ai livelli che avevamo ecco, prima della pandemia. Allora, grazie davvero ad Antonella Ritonno, responsabile Coldiretti Donne Imprese Abruzzo, vice responsabile nazionale di Donne Imprese Coldiretti. A presto. Grazie a voi, buona giornata, a presto.